E benvenuti, buongiorno e ben arrivati con questa immagine splendida delle Pale di San Martino al Primiero Dolomiti Trail. Fiera di Primiero, il cuore di questa gara di quest'oggi, 30 settembre 2023, condizioni migliori che non potevano esserci. Eccoci qua, ben arrivati. Buongiorno a tutti nel nostro piccolo studio che ci accoglie per questo streaming che ci farà compagnia e vi farà compagnia per commentare questa tappa della Valcir Mountain Running World Cup. Quindi Primiero, che ancora una volta è protagonista nel mondo del trail, lo ha fatto anche quest'estate con l'ottava edizione del Primiero Dolomiti Marathon, e si mette in gioco nuovamente per questa che è la prima volta di una Coppa del Mondo che si svolge in quel di Primiero, la Valcir Mountain Running World Cup, organizzata sotto l'egida della World Mountain Running Association e della World Athletics. Non è la prima volta che siamo in Italia, è la terza tappa per quest'anno, e questo meraviglioso scenario che fa da cornice con una temperatura di 18 gradi, veramente una giornata splendida di autunno qui nel cuore delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Avete già visto, oltre alle splendide immagini di questo del Cimo della Pala, della Cima Vezzana, della Rosetta, insomma, solo per nominare le più iconiche cime che sono famosissime di questo che è il più esteso gruppo delle nostre Dolomiti, le immagini vanno sulle procedure di arrivo che vedranno, di partenza, scusate, che vedranno tra pochi minuti alle ore 11 la partenza al femminile. Ma ovviamente non sarò da sola, Silvia Vai al momento al microfono che vi sta accompagnando, ma sarò con due ospiti di grandissimo, grandissimo livello. Alla mia destra c'è Jonathan Wyatt, benvenuto Jonathan, che è un nome veramente che non ha bisogno assolutamente di presentazioni per il mondo della corsa in montagna. Si tratta senza ombra di dubbio di uno degli atleti più vincenti della storia. Ciao Jonathan, ben arrivato, neozelandese di nascita ma ormai trentino, fiemmese d'adozione da tanti anni, lui che è stato 7 volte campione del mondo, 8 volte vincitore del circuito di Coppa del Mondo e per non farsi mancare nulla anche 2 volte partecipante alle Olimpiadi, più che mai eclettico, più che mai vincente, veramente grazie, ben arrivato a Jonathan Wyatt che adesso è qui in veste di World Cup Manager. No, grazie, grazie dalla parte mia per l'ospitalità, è un posto così bellissimo, con un'organizzazione proprio top, un percorso duro, impegnativo che vediamo presto, e poi non sono tanto lontano dalla casa mia, anche casa tua. Io sono da Val di Fiemme, ma siamo qui in Primiero a un'ora di viaggio. Io faccio parte di inglesi, entrambi, e poi ovviamente anche in italiano. Exactly. So we hope we have an audience coming from all over the world because we have 12 nations represented today in this World Cup event. So our streaming will be followed for sure also by foreign athletes. So we have the possibility to discuss also with you in English comment in the competition. Of course. Welcome to all our English speakers out there. It's really exciting to be here. A brand new race for the Valcir Mountain Running World Cup here in Primiero, in the heart of the Dolomites. E quindi grazie Jonathan, torneremo da te tra poco, mentre mancano 5 minuti alla partenza, le immagini che vanno sulla bellissima Valle del Primiero, noi andiamo a presentarvi il secondo nostro ospite, altro nome altisonante nel mondo della corsa in montagna a livello nazionale e non solo, anche lui già atleta, viene dal Piemonte, si chiama Paolo Germanetto, è il coordinatore tecnico per la FIDA, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, per il Mountain e Trail Running e le ultradistanze. Ben arrivato Paolo! Grazie, buona giornata a tutti, soprattutto a chi ci segue da casa, insomma, con queste immagini che andranno a portare anche a casa lo spettacolo del Primiero, lo spettacolo di un contesto straordinario e di un livello tecnico che a brevissimo andremo a conoscere, che non potrà che esaltare il contesto in cui gli atleti correranno. Assolutamente, noi non vediamo l'ora di assistere alla prima delle partenze di quest'oggi per quel che riguarda la Coppa del Mondo. Ricordiamo che alle 9.30 abbiamo già avuto la possibilità di vedere le atlete junior e gli atleti junior in una gara più che mai concitata. Abbiamo visto il vincitore che è stato Nicola Morosini con soltanto 5 secondi di distacco da Francesco Bongio. Una bella gara concitata, vero Paolo? Sì, con
gli junior, con la massa dei master che ha preceduto questa gara riservata invece alla parte elite, la vittoria di Morosini di poco davanti a Francesco Bongi e poi Herman De Bertolis e Mauro Della Piccola, la vittoria invece tra le juniores di Anna Hofer davanti a Emily Vucemillo, due azzurrine, la campionessa italiana Anna Hofer che ha dominato la prova juniores femminile, corsa su due dei tre giri che invece vedranno impegnate prima le donne e poi gli uomini, saranno partenze successive alle 11 le donne e una decina di minuti dopo gli uomini, un continuo poi di atleti di alto livello sui sentieri. Esatto, infatti avremo poi modo di commentare e vedere attraverso le immagini di Sirio Firm, che è la nostra regia di quest'oggi, come sarà questo percorso, andremo a commentarlo anche insieme a Jonathan. Intanto Jonathan, we can see some of the protagonists in the ladies category, very top athletes present today. That's right. Look, we've got seven athletes in the top 12 positions of the World Cup standings today. We also have athletes who've competed at the World Championships held in Innsbruck this year, arriving in the top 15 positions. So two athletes here today. One of them being Liam Miller from USA, and here in the women's race we have Sarah Wilhelt from Great Britain. I think also to explain some of the how the race will go today. The women start 10 minutes ahead of the men's race, so we'll see if the men can catch the women. But also it's three laps up and down, and passing back through the start finish line after each lap. Yeah, it will be interesting because there is this gap of 10 minutes, so let's see if they'll be able to catch it. In this moment we can see the official start of the women category, quindi in questo momento abbiamo visto le nostre atlete schierarsi, grandi atlete anche al femminile. Adesso sentiamo da Paolo su chi possiamo puntare gli occhi e su chi magari sono stati dati dei consigli anche da parte tua questa mattina su questo percorso, che ricordiamo è assolutamente nuovo, non nuovo al trail in generale, perché appunto il primiero è già terra della primiero Dolomiti Marathon, ma per la prima volta c'è questa versione trail che rientra nella Coppa del Mondo. Quindi un percorso nervoso, un percorso che può sembrare facile all'inizio, ma non sarà sicuramente così. Tre giri, questa è la conferma, comunque la distanza sarà uguale sia al femminile che al maschile. 10 minuti di differenza, vediamo colei che è nella più alta posizione della classifica, le presenti quest'oggi, ovvero la keniana Lucy Vambiu Murigi. E poi abbiamo visto anche la finlandese Susanna Sapunki col pettorale numero 3, Charlotte Cotton la belga col 5, e questo è il countdown che fa ufficialmente partire la gara. Eccole qua le nostre atlete, le nostre meravigliose protagoniste di questa prima volta, abbiamo dato il via, che emozione a questa prima Primiero Dolomiti 3. Quindi Paolo, abbiamo detto un po' di protagoniste a livelli molto alti, come diceva Jonathan, tante nelle prime posizioni della classifica generale, ma le azzurre diranno la loro, chi potrà essere su questo percorso a dire la sua. Sì, soprattutto magari Vivien Bonzi, Alessia Scaini e Beatrice Bianchi si ritrovano con alcune delle atlete più forti al mondo, non solo nel circuito della World Cup, ma Lucy Vambiu Murigi è atleta che ha vinto due mondiali, lo ha fatto a Bremen nel 2017, lo ha fatto a Caniglio nel 2018. È un percorso su cui potrebbe esaltarsi anche Susanna Sapunki, che è atleta di altissimo livello nella top 10 di europei e mondiali. Lei ama soprattutto i percorsi di sola salita, viene dallo sci di fondo, la Finlandia è patria, terra, patria, scandinava, dirlo qui in Primiero o nelle valli limitrofe si fa un po' di concorrenza, ma il numero dei praticanti dello sci di fondo in Finlandia ad esempio, insomma, è sicuramente più elevato. Quindi lei da lì viene, è atleta però che in primavera ha corso molto forte anche su strada nella 10 km ed è sicuramente può essere una delle favorite oggi. Attenzione però anche a Sarah Villoit, la britannica che fa parte in modo stabile della squadra della Gran Bretagna nei campionati europei, nei campionati mondiali, spesso nelle posizioni di vertice, quindi potrebbe essere una delle favorite anche lei quest'oggi.
sicuramente, dicevi, si commentava prima anche durante la gara degli junior, tanto presente il connubio sci di fondo, corsa in montagna, perché insomma credo che siano degli sport più che mai compatibili. Ne è l'esempio, non è presente quest'oggi ma ben presente anche nella classifica generale di Coppa del Mondo, Sophia Lockley, la statunitense, che è in forza alla gara, alla squadra nazionale statunitense di sci di fondo, ma ben figura anche nelle gare di corsa in montagna. We were speaking about this collaboration, let's say, between mountain running and cross country ski, because in many cases athletes that are good in cross country are also good in the mountain running competitions. Oh, that's right. Definitely. We see some good athletes that are coming across from cross country skiing and like to try some running in the summer training, and certainly the mountain running fits with what they do in the winter time. So here are the first part of the race. Of course, things are sorting themselves out, and then now we have the men preparing for the men's start, which will take place in just a few minutes. So I'm not sure if we've said in the Italian side, but there is also a prize for the first to get to the top of the first climb. So that's always going to be interesting to see if that changes the race tactics for the runners. It would be interesting if there were a particular strategy in this sense, you're right. E quindi proprio come diceva Jonathan, le immagini si soffermano sulla partenza che avverrà appunto tra qualche minuto. Sarà interessante, Paolo, vedere che si facevano delle previsioni se le donne riusciranno poi a prendere gli uomini, viceversa gli uomini riusciranno poi a prendere il gruppo delle donne. Tutto nuovo ovviamente, perché essendo una prima volta sarà un record da stabilire per tutti, ma speriamo non un'ultima volta nel circuito delle World Cup. Come sono le sensazioni da parte della compagine italiana, che è qui da un paio di giorni per un piccolo ritiro, proprio per prendere confidenza col percorso e con una Valle del Primiero che magari si conosce già su altri aspetti, ma questa prima volta in Coppa del Mondo com'è per voi? Assolutamente interessante, poi arriva a fine stagione mediamente qui in Primiero, proprio qui a Fiera eravamo abituati a venire nella parte iniziale della stagione in preparazione di campionati europei, campionati mondiali. In questa occasione è stato il momento per celebrare un po' quasi una chiusura di stagione, farlo con una gara nuova che con la tappa Silver inizia un cammino di avvicinamento, anche di condivisione di contenuti con la World Cup. Ma siamo nel vivo della gara, proprio con lei, con Susanna Sapun, che è partita decisa. Jonathan parlava del traguardo volante a Santa Caterina, sicuramente Susanna è interessata anche a questo aspetto. Si diceva, lei è atleta che corre forte soprattutto in salita, è atleta abituata anche a stare un po' una front runner, insomma, anche lei, e quindi pronti via si mette a guidare la gara. Esattamente, quindi mentre stiamo attendendo la partenza al maschile, l'abbiamo nominata per ben due volte, e quindi già sta partendo alla carica Susanna Sapunchi, la finlandese, che è già stata sul podio in Francia in questo circuito di Coppa del Mondo alla Monte Duni d'Egle. Ha fatto bene anche in Italia con un quarto e un quinto posto al trofeo Nasego, al momento nona nella classifica generale di Coppa del Mondo, e sembra a suo agio in questo percorso. Ecco, parliamo di questo percorso, che dicevamo, poi faremo una battuta anche con Jonathan. I dati sono una lunghezza di 3,4 km, un dislivello di 230 km, quindi al termine dei tre giri poco più di 10 km totale, 10,2 con 690 metri di dislivello. Sembra magari non particolarmente difficile dal punto di vista tecnico, ma insomma un percorso bello nervoso, Paolo. Sì, questo tratto di salita in realtà in un chilometro scarso sono racchiusi più i 230 metri di dislivello, quindi vuol dire che in complesso sono una pendenza del più del 20%, anche però con tratti come questi che sta affrontando adesso Susanna, decisamente più corribili, quindi vuol dire che ci sono delle belle rampe su alcuni tornanti e su alcuni tratti. È un sentiero bello pulito, il primo tratto di discesa sarà decisamente ripido, poi un tratto asfaltato, si ritorna sulle tratte di scalini, quindi decisamente un tratto nervoso su cui le atlete potranno, e gli atleti poi potranno esaltarsi. Qui c'è Lucy Bambui Murigi a seguire, Charlotte Cotton, poi sono partite un po' più tranquille le italiane, qui c'è Vivian Bonzi, Sara Willoit a seguire, e le altre italiane qui dietro, un altro gruppetto guidato da Alessia Scaini, con lei c'è anche Martina Falchetti, l'altra portacolore dello Sport Club Merano. Qui ancora altre atlete a seguire, la Lambert e poi la Beatrice Bianchi, un'altra atleta britannica, quindi a confermare anche una presenza internazionale, mentre qui siamo sul
finire di questo tratto a tornanti che poi ci porta verso il traguardo volante, verso la camera fissa di Santa Caterina. Esattamente. So, Finland is leading at the moment, as we could foresee at the beginning, with Susanna Sapunkin leading a very powerful this action towards the highest point of our competition, that's Santa Caterina. We were speaking about the course. It could seem maybe a little not so demanding or challenging, 3.4 kilometers each lap, so a total of 10.2 kilometers in total for our competitors, with a total of 690 meters of gain elevation. But it is quite demanding and challenging. It's very steep uphill. What do you think, Jonathan? That's right. It is it is a really steep uphill, and the key point is really going to be how they manage that third lap. So we can see Susanna Sapunki looking really strong here. Look how she's using her arms and really getting a good arm drive. She's finished the steepest part of the uphill now, and now she's coming along to the flatter section, and soon she'll be the one to take the first prize for the first one to the top of the first climb. So she's got a good gap on Lucy Morigi, who we could see in second place, and it looks like she's really setting her she's telling all the other athletes that she's the one to watch. And of course Susanna has great results at the World Championships. She was in 12th position at the recent World Mountain and Trail Running Championships, so we do expect her to go out and lead. E quindi mancano due minuti, stiamo sentendo le voci del nostro Paolo Malferri insieme al nostro Daniele Tavernini, che sono i nostri speaker ufficiali qui nel cuore di Fiera di Primiero, che accoglierà poi i passaggi. Un'altra cosa bella di questa gara è che ci saranno due passaggi all'interno proprio del centro storico, perché i giri sono tre. Intanto appunto le telecamere che si soffermano sulla nostra Sapunki, che sta arrivando in questo momento la nostra telecamera fissa nella zona delle Sante Caterine come punto più alto, quindi sta già mettendo una bella ipoteca su quello che è il suo vantaggio. Ma come diceva bene prima Jonathan in inglese, sarà anche interessante vedere una gara di questo genere, che appunto è la sua prima volta, come verranno poi diluite le forze. La segue direttamente la keniana Lucy Wambui Murigi, come diceva bene prima Paolo, ormai adottata dalla comunità di Premana, tra l'altro due volte vincitrice dell'iconico Gir di Monte, qui anche sorridente, quindi in forma sembra la Murigi. Sì, in realtà nell'ultima tappa di World Cup la Spagna a Canfranc ha avuto un piccolo problemino alla caviglia, quindi è già un piacere rivederla in gara. Su di lei è risalita forte Vivian Bonzi e anche Sara Willoit, che è un'altra specialista della discesa, quindi si sta un po' ricompattando questo terzetto ad inseguire la Sapunki. Poi ovviamente in attesa della discesa, perché voi mi insegnate meglio di chiunque altro quante volte le gare di mountain running si decidono più in discesa che in salita, e la discesa in questione non ha niente a che invidiare le più blasonate gare del circuito, perché è assolutamente ripida e molto tecnica. Invece ci soffermiamo in questo momento sui grandissimi nomi che ci sono anche in partenza al maschile. Eccoli qua, vogliamo commentare, Paolo, che vediamo ovviamente Henry Aimono e Alberto Wender, due dei protagonisti dei tuoi, della nazionale, della nostra compagine azzurra. Lato sinistro Xavier Chevrier, il capitano della nazionale azzurra, poi attenzione a Lengen Lolcuraro e a Liam Mero, che ha fatto molto bene ai mondiali di Innsbruck, è arrivato proprio in volata con Wender in 14ª posizione. A Innsbruck era partito fortissimo, aveva guidato insieme agli atleti africani nei primi 2 chilometri, quindi un pochino di curiosità anche con i ragazzi della squadra italiana, si diceva chissà se partirà così forte, così come aveva fatto a Innsbruck, per animare la gara nelle prime parti. Assolutamente, credo che sia anche normale, no? Quando si incontrano questi atleti poi dopo un mondiale come quello che è stato a Innsbruck, che per la seconda volta dopo la Thailandia ha visto uniti trail e mountain running, questa compagine iridata che ha visto protagonisti più grandi atleti di tutto il mondo. Eccoli partiti in questo momento i nostri atleti della Coppa del Mondo. Ecco, è bello vedere come ci sia questo confronto, tra l'altro appunto una grande edizione che ha dato grandissime soddisfazioni all'Italia, se non sbaglio 7 medaglie portate a casa e soprattutto un secondo posto per nazioni, che insomma pone ancora l'Italia ai vertici della corsa in montagna internazionale. Sì, in un contesto sempre più ampio, perché a Innsbruck erano presenti 70 nazioni, quindi un incremento di una trentina rispetto alla media dei mondiali separati.
è stata sicuramente una crescita, non sono più i mondiali in cui si domina e poche nazioni vanno sul podio, ne sono salite quasi una ventina disparate sul podio, questo a certificare una crescita complessiva è quello che si voleva. Io continuo a pensare che ci siano tanti modi di esprimersi sui sentieri, sono format diversi, poi la passione è la stessa, si tratta di trovare solo dei contesti e delle formule che esaltino la predisposizione, la passione di ciascuno per stare più o meno tempo, più o meno velocemente sui sentieri, se possibile, in scenari straordinari come quelli di oggi. E credo che proprio quelli di oggi siano meravigliosi, tra l'altro la giornata aiuta molto. Don't you think, Jonathan, what a wonderful day. I think that it's important also for the athletes to have the possibility to enjoy such competition in such beautiful landscapes. Oh, it's absolutely perfect conditions. We say there's no excuses today about the race conditions. In fact, there was talk about what shoes to use today. Very, very dry out there. Some people are thinking about using a road shoe, but with that very steep downhill, a trail running shoe is probably going to give be the best solution, because you really need a confidence to be able to descend on the steep parts. Now we can see Susanna coming on the descent, the last part of the descent here, and let's see if she's maintained her big lead. Eh sì, assolutamente, come dicevi in inglese a tuo punto, Jonathan, anche la scelta dei materiali quest'oggi è ovviamente importante, tanto quando ci sono condizioni sul bagnato. Abbiamo visto in discesa invece la nostra Susanna Sapunki, la finlandese, che va verso il termine del suo primo terzo di gara, ma ovviamente le forze andranno ben spartite e ben bilanciate. La segue però e sembra con un leggero distacco rispetto a quello che era la salita, la nostra Murigi, la keniana, e poi via le nostre protagoniste. Paolo, la discesa che sta creando un po' di gap in più. Sì, Murigi ha riguadagnato un po' di spazio dietro su Villoite e su Bonzi, siamo nel tratto asfaltato, è un breve tratto asfaltato di raccordo tra il fitto del sentiero, con un primo tratto anche decisamente ripido, poi altri tratti su prato, qui siamo un tratto di raccordo per arrivare agli scalini che lanciano il tratto finale, siamo quasi a 14 minuti di gara, quindi a brevissimo il passaggio della Sapunki sul termine del primo giro sia al maschile sia al femminile prevede un tratto diretto, non fanno una piccola gobbetta di circa 400 metri con salita e discesa che gli atleti percorreranno a partire dal secondo giro in avanti, proprio per lasciare nel tratto di partenza maggiore possibilità di abbrivio, di possibilità di prendere posizione, mentre la testa della gara maschile ormai ha iniziato anche lei questo tratto su sentiero a tornata. Facciamo un pronostico, secondo te ce la fanno, arriveranno i nostri atleti al maschile a raggiungere la... Sono partiti 11 minuti dopo, direi decisamente di no, alcune donne verranno riprese, la testa di gara no, sulla durata un po' le scommesse sono per la gara maschile attorno ai 45 minuti, intorno ai 50 per la gara femminile, un po' vedendo anche la durata della gara juniores. Qui Lengel Locuraro pronti via, un obiettivo forte sicuramente anche per lui è quello del traguardo volante, lui attenzione perché è uno dei migliori discesisti del panorama e reduce in questa stagione per aver battuto un record storico di una staffetta, quella della Tre Rifugi di Collina, con un record del tratto di discesa che durava da tantissimo tempo, su cui si erano confrontati anche atleti di assoluto livello. Lengel Locuraro quest'anno ha battuto quel record, quindi sicuramente è atleta che prova in questo momento a portare a casa il traguardo volante, ma proverà anche a involarsi nella prima discesa. Assolutamente, quindi Kenya in testa al momento nelle prime battute della classifica al maschile, ma vediamo la nostra Susanna Sapunki che si appresta da sola a terminare il suo primo terzo di gara. Gli applausi del pubblico di Primiero che non mancano, che ha corso numeroso in questo contesto meraviglioso, anche questo è importante. So the passage of the first Finnish athlete, she seems very comfortable, so how we will see how she will manage the two laps that remains to her. Exactly, yeah, good idea to take on refreshments early on in the race after the first lap. I had it from good authority in the men's race that Lengen would go for that first uphill prize, so you can really see he's gone out hard here today. Also, once the trail gets narrow as well, it's important to have a good position.
And now we have Lucy Morigi coming through in second place, but that battle for the podium I think is going to be the theme of today. Sì, è rientrata forte Beatrice Bianchi è veramente una grande interprete della discesa. Lei è ritornata un po' nei fari della nazionale, aveva vinto un titolo italiano lieve, quindi under 18, poi aveva dato priorità anche agli studi, qualche infortunio, è ritornata quest'anno a livelli più alti anche nei campionati italiani, in altre gare ha dimostrato di saper correre fortissimo. Nella tappa del trofeo Nasego, nel parziale di discesa, ha fatto il miglior tempo in assoluto, anche migliore della vincitrice della gara, quindi attenzione perché poi nell'economia della gara andrà tutto letto. E qui però c'è anche una maglia verde, un altro atleta che è intenzionato a giocarsi quel traguardo volante, Henri Aymonot là davanti, chissà mai che poi si faccia ingolosire. Lui ha vinto l'ultima tappa di campionato italiano sulla sola salita, l'ha fatto proprio in queste settimane, esce da una stagione difficile, quindi ha tanta voglia di rivincita e trovare ancora spazio in questo finale di stagione. Eh sì, Henri Aymonot che in questo momento sorpassa appunto il keniano Lengelol Kuraru. Henri Aymonot che non è nuovo, anzi lui è un verticalista puro, diciamo tipico delle gare only up, sicuramente non nuovo comunque a questo format, vincitore tra l'altro della Coppa del Mondo nel 2021, assolutamente intenzionato a raggiungere per primo quella che è la località Sante Caterine. Più compatta, più incerta la gara al maschile finora. Sì, nel gruppetto dietro forse Lol Kuraru e Aymonot sono un po' come nelle tappe del Tour de Ski, quando qualcuno va a prendersi il bonus per la classifica, sì, per la classifica finale. Lì dietro c'è Chevrier, poi abbiamo visto anche Rémi Leroux e poi c'è anche l'altro keniano del team Run Together che è Kirui. Poi subito dietro c'era l'altro gruppetto guidato anche da Vender con Michael Galassi, altro atleta che viene dagli sport invernali, corre per l'Aldo Moro Paluzza. Che bella questa immagine dove tutto si ricompatta, un po' di curiosità per vedere se adesso ci sarà un attacco per lo sprint. Lì dietro Galassi, poi Meiro, poi Costa, poi Vender, poi Baldaccini, quindi che bella questa gara tutti insieme. Un uomo per vincere il traguardo volante. Eh sì, e si sembra proprio l'allungo di Henri Aymonot che sembra intenzionato ad andare a vincere il Gran Premio della Montagna. Sappiamo chi potrà pagare qualche birra oggi. Adesso l'abbiamo già segnato, potevamo aspettare. So, could you expect that she was the winner of? Maybe you bet on Lol Kuraru. Well, Henri Aymonot coming up to take the sprint prize. And we all know that Henry's so strong on uphill running. That's really, really his speciality. Interesting to see him look over his shoulder there just to check where he was, to make sure he was going to take it. And you can see the others not far behind. I'd expect them to come back together on this flatter section and let's see how they descend all together. Yeah, I remember someone else very strong in the uphill competition. Do you remember who? Jonathan were unbeatable at that time. Nobody could beat him in the uphill part. Not even Marco De Gasperi, maybe. We are speaking about mentioning if who was the strongest. That was my speciality was for sure the uphill part of the running. So I always had to try and use my strength. And you can see that that's what Henry's doing as well. Now we're on the downhill. We're following Rémi Leroux from Canada. He had a second place in Canfranc at the last World Cup round, so we'd expect him to be very strong on this course because he's a very complete runner. He's strong on uphill. He was also a great place at the at the World Cup in Portugal. But also at Canfranc on an up and down course, super strong with that second place. So I'd really expect him to be shooting for a podium today. So very good. How good it is! How nice that the main competition is so compact and so uncertain so far. We are at the end of the uphill, but they're really very fighting everybody for the podium so far. Well, I think there'll be a little bit of management, and we always talked about what's going to happen on that third lap, and that's really where you're going to see how people have been able to. Some people can save their energy a little bit more, especially after already having two steep downhills in your legs, and then to be able to climb that third time. That's what's going to make the race very challenging. But you can see Susanna, look, she's very strong here, and she's still using the arms really well. Of course, she's a little bit not so light on her feet as she was on the first climb, but still running. Because it's really steep, this climb. It goes on for about 800 meters in distance.
We would expect a lot of the runners to be walking up this climb. Bella questa immagine della nostra Susanna che sta continuando, questo è il suo secondo giro, la sua seconda salita, come la vedi Paolo? Sta salendo veramente bene, come diceva anche Jonathan, c'era anche magari un po' l'attesa di vedere qualche atleta camminare, abbiamo visto nel secondo giro la testa della gara juniores anche maschile con Morosini, con alcuni degli atleti più forti anche a livello internazionale in questo tratto camminare, lei continua invece a correre molto bene, molto forte, lei che è migliorata tantissimo anche su strada. Lei che veniva dal Cile Fondo ha corso sul livello delle migliori italiane mezzofondiste prolungate, quindi decisamente sotto i 33 minuti anche nel 10 km. Che bella questa immagine che ci danno il confronto, sale la Sapunchi, l'Olcuraro attacca, Chevrier rimane lì, ma dietro c'è anche Aimonò, c'era tutto il gruppetto, attenzione anche all'altro gruppetto che seguiva, perché lì in mezzo tra Vender, Costa, sono soprattutto Isacco Costa, è uno degli atleti più in forma del momento in un movimento italiano che magari sull'up and down ha tre punte, Maestri, Chevrier, Vender, ma le ultime gare di settembre sono quelle che tanto schiacciano il livello. Settimana scorsa nel campionato italiano a staffetta praticamente su 30 minuti di gara in più di 10 hanno finito nell'arco di 40 secondi, quindi questo è accresce anche attesa e spettacolo, quindi dovessi anche sbilanciarmi un poco quest'oggi, dovessi farlo a luglio sarei un po' più sicuro, oggi non mi sbilancio perché potremmo vederne anche in casa italiana tante soluzioni diverse. Beh, bello insomma, no? Che ci sia questo livello così alto, tra l'altro Isacco Costa che ha nominato classe 99, quindi giovanissimo, no? Si diceva anche prima commentando la gara dei Master, che ringraziamo e sono presenti quest'oggi, hanno il piacere di gareggiare con gli atleti di Coppa del Mondo, spesso si è abituati a vedere il trail e mountain running più dedicato ad atleti sopra i 40, ma le generazioni più giovani stanno prendendo piede, come un altro esempio Luciano Rota, ad esempio classe 2000, che sta dicendo la sua e come. Sì, purtroppo Luciano non può essere in gara, un infortunio al piede, sarebbe stato sicuramente uno dei protagonisti principali della stagione, lui che viene dalla mountain bike con presenze anche in tappe di World Cup, quest'anno ha sorpreso tutti alla prima prova di campionato italiano al terzo posto, ha corso a Innsbruck, poi si è disimpegnato bene per tutta la stagione, peccato non possa essere qui, peccato non possa continuare la sua corsa fino alla fine della World Cup. Gli uomini sono nella discesa, questo passaggio interno anche attorno alla chiesa di Fiera, siamo proprio davvero prossimi al primo transito della gara maschile. Le donne, la Sapunchi è passata attorno a 15 minuti e 30, qui siamo appena oltre i 13, quindi un gap di circa 1 minuto e 30, 1 minuto e 40 tra la testa della gara maschile, l'Ocuraro, poi Chevrier, poi Aimonò, poi Rugut, poi c'è anche Rémy Leroux, che bella questa gara perché lì dietro poi c'è ancora, eccolo, attenzione, lui potrebbe essere uno dei grandi favoriti e sta rientrando lo statunitense Mayrow. Bella, bellissima questa immagine, se la nostra Susanna è transitata da sola dopo il primo giro, veramente ancora è tutto da decidere. Kenya, Italia, ancora Italia, poi Kenya, l'Olcuraro, Chevrier, Henri Aimonò, che è stato appunto il vincitore del Gran Premio della Montagna. Xavier Chevrier che qui in Primiero si trova di casa, lui è il record man di una delle distanze della Primiero Dolomiti Marathon dei 26 km, quindi non è nuovo, così come un po' tutta la squadra italiana ad allenarsi, a gareggiare qui in Primiero, che come dici tu insomma è stata sempre sede di ritiri, e insomma credo che stia rispondendo bene a questa prima volta in Coppa del Mondo con un percorso che veramente veramente è molto bello dal punto di vista tecnico, è molto spettacolare, credo che gli atleti, saremo curiosi di sentire il loro feedback, lo apprezzeranno. Sì, bella anche proprio questa immagine, siamo in presa diretta e un po' tutti noi abbiamo seguito tanti live durante la stagione, queste sono immagini veramente molto molto belle, anche questo stacco tra camera runner, camera fisse, questo secondo passaggio, questo è veramente lo spettacolo del mountain running, emozioni, adrenalina pura, atleti che corrono, camminano forte sui sentieri, salgono, scendono, emozioni pure, un format che ha, lo si diceva più volte, delle proiezioni olimpiche proprio per queste sue caratteristiche molto televisive e molto facili anche da seguire dal pubblico in contesti a giri come quello che oggi hanno saputo alla grande preparare tutti gli organizzatori dell'US Premier. È
you're absolutely right. What do you think, Jonathan, when we're speaking about the beautiful images that we have today? So it's really nice to comment these images. It's fantastic, the landscape, and it helps a lot, but it's really beautiful to see, to have the possibility to follow with our camera runners and our director, our video images this competition. Yeah, the sport today, you can see all the action unfold, and that's really exciting. A little slip there from Susanna, yeah, as she came up to the high point again. I saw she had a good lead coming through the coming after the first lap of 39 seconds. So looks like she's controlling it well. But yeah, these images where you can actually follow the runners, that's really nice to see, really exciting, and it gives you an appreciation of how good these runners are. You know, these are the world's top athletes, and Susanna, you know, a top 15 at a world championships is fantastic. Here comes Lucy Morici coming up to the high point herself. She's looking back a bit. I see her in a little bit of difficulty here. Yeah, maybe more compared to Susanna. Yeah, for sure Susanna's controlling very well. Look, I think she's going to be vulnerable to both Sarah behind her and Vivian coming up directly behind her. But Paolo was describing very well the fact that Susanna is running, she's not walking at all, and very fast, I can say. We are at the end of the second uphill, so very strong for her to do. Actually, all of these runners are still running on this very, very steep climb, and this sometimes the cameras don't always tell you just how steep it is. But this last part here, I was running on it yesterday, it is super steep. And so you have to kind of decide what's going to be the best for your energy, whether to hike it or to run it. Susanna likes to keep a rhythm, and she likes to stay running as long as she can. So let's see how she handles it on the third lap. Yeah, let's see. I think that she sets up a very high pace, a very fast pace at the end of the second uphill. Now we see her along the downhill and approaching the end of the second lap. Cosa ne pensi, Paolo? Insomma, una corsa bella veloce, la prima che abbiamo visto ecco è stata Sara Wilhoit. Qua cogliamo proprio il tratto iniziale di discesa, quello bello ripido, prosegue così per un 300-400 metri, molto ripido, si arriva da un tratto pianeggiante, poi subito giù in picchiata, quindi il cameraman ci ha fatto scoprire un tratto in più. Bello questa gara femminile. Dietro è risalita nuovamente forte Vivian Bonzi, la Villoite lì si sta rifacendo sotto rispetto al passaggio anche Martina Falchetti, quindi c'è anche questo avvicendamento tra Falchetti e Beatrice Bianchi, che torna a soffrire un po' di più invece nel tratto di salita. Ha usato decisamente tanto nella prima discesa perché si è rifatta sotto, adesso un attimino più in difficoltà, ma è questo proprio il bello del mountain running, questi continui cambi di fronte. Qui c'è Chevrier invece, testa gara maschile, e quindi si inizia all'attacco con Chevrier davanti. Chevrier e Monod rispetto agli altri italiani hanno osato un po' di più nel primo giro, ma attenzione perché poi alla fine, al termine del primo giro, c'erano tipo 7-8 secondi di differenza, quindi è gara totalmente aperta ancora per tutte le posizioni di vertice al maschile. Quindi Loukkuraru ha fatto forte il primo tratto, ha fatto forte la prima discesa, adesso è un attimo in difficoltà questo atleta keniano, che è arrivato in Italia qualche anno fa, un prima stagione straordinaria, un quarto posto alla Sierzinal, e poi comunque uno scorso anno un po' più in difficoltà. Xavier ha fatto una bella stagione quest'anno, lui corre forte anche su strada, con oggi più o meno chiude la sua stagione di corsa in montagna. Per la prima volta dopo tanti tentativi falliti per malattia o infortunio è riuscito a correre anche la Sierzinal, gli è mancata un po' la distanza, ha chiuso ottavo, ma è stato nel vivo della gara per tanti chilometri, quindi una bella stagione per Xavier, che è uno degli atleti più vincenti di sempre della corsa in montagna italiana. Tra l'altro Argento a squadre in quel di Innsbruck, quindi insomma una stagione che è iniziata benissimo con i mondiali e come dici tu sta finendo nel migliore dei modi. Il nostro Xavier Chevrier, parlando di sci di fondo, lui viene da Nus, cugino di un certo Federico Pellegrino, la Val d'Aosta, grande protagonista anche Henri Aymonot è valdostano, e le immagini sul numero 10 di Xavier Chevrier, che sta veramente facendo una grandissima gara. Dicevi appunto del distacco, dando un'occhiata a quelli che erano i distacchi al termine del primo giro, in 15 secondi avevamo tutta la top 10, quindi è bellissimo come questa gara sia assolutamente avvincente. Now the image goes to the current leader after a very uncertain first lap. We can see the athlete from Val d'Aosta, Xavier Chevrier.
Yeah, look, he's having a fantastic race here. He's very experienced now. I remember him winning his first world title as a junior runner back in Italy in Campo Dolcino. Maybe Paolo can help me with the year, but it was a few years ago. 2009. Exactly. And look, he's I think he's really putting the effort on now. And he's putting the pressure on the other runners behind him. So he's really telling them, okay, can you stay with me? And we also know he's such a good downhill runner as well. So a very complete athlete. So great to see him having such a strong race here. Bello questa immagine, no? Questo era maschile e senior femminile, Paolo. Sì, l'abbiamo visti passare. Intanto Vivian Monzi è terza, dietro c'è Sara Willoit. La gara maschile ci dice che alle spalle di Xavier si è fatta un po' di gap. C'è Henri Aimonò in seconda posizione, c'è Lolcuraru. Stavano risalendo abbastanza bene sia Baldaccini che Bender. Era invece un po' a sorpresa, un po' più in difficoltà Isacco Costa, che avevamo anche annunciato come uno degli uomini più in forma del momento. Stava risalendo bene anche Liam Merrow, che con Xavier e con Alberto Wender, che erano stati due dei migliori azzurri insieme a Cesare Maestre al mondiale, aveva chiuso in 14ª posizione. Ricordo proprio la volata tra Wender e Merrow in quel mondiale. Xavier corre forte anche su strada, ha un personale di 1 ora 1.58 nella mezza maratona. Sta salendo bene anche però ancora anche Henri sicuramente per le sue abitudini ha patito un po' di più magari il tratto di discesa e poi questa risalita. Qui c'è Chirui, espertissimo, è tornato quest'anno, c'è anche Rémi Leroux, quindi siamo anche a livello di nazioni ben rappresentati. C'è il Kenya, c'è l'Italia e c'è il Canada. Attenzione a questo terzetto: Baldaccini, Wender, Galassi e poi Lolcuraru è un pochino più in difficoltà. Exactly, and I saw one of our runners from Great Britain as well coming through there as well. But yeah, really, Xavier is doing a really great job here. I can see him also checking over his shoulder just to see where he's at. And here we have breaking into hiking. Sometimes it is more efficient to hike up the hills. Henri Aimonò, he's super super strong on the climbs, and I would expect him to catch a little bit on this climb. In fourth place we have Timothy Kirui from Kenya. But yeah, it's still all to play for in the men's race. Stavamo commentando prima, Paolo, il fatto che Susanna la seconda salita fosse ancora lì che corre. Ecco, Xavier invece ha camminato. Sì, sono un po' ritmo forse nato. Un po' a caratteristiche. Xavier e Henri sono atleti abituati a camminare forte, altri atleti difficilmente li vedremo camminare, come appunto Chirui, come Baldaccini. Alcuni degli atleti più forti sono proprio abituati a utilizzare anche la camminata spinta per rifiatare un poco e ripartire. Jonathan neanche sotto tortura avrebbe camminato in salita. Jonathan non avrebbe mai camminato. Marco De Gasperi, in tratti più impegnativi della salita, anche vincendo dei mondiali, era abituato a fare qualche passo camminato. Assolutamente, no? Questo appunto sintomo del fatto che non è detto, il fatto che non si corra, che sia meno efficace. Ed efficace invece sembra assolutamente questa performance di oggi di Xavier Chevrier, che mi sembra in particolare forma. Adesso tratto di discesa, come dicevi tu, atleta più che mai atletico, forte anche su strada, forte anche in discesa. Sì, è un atleta completo. Adesso si guarda un po' intorno, perché quando ti ritrovi un po' lì davanti si tratta anche di provare a capire che fare, perché non è che ci sia un margine così ampio. Dietro potrebbero ritrovarsi qualche gruppetto, darsi una mano. Ha scelto, si è ritrovato forse anche Xavier in testa alla gara prima di quanto magari si aspettasse. Adesso si tratta di guidare. Hai citato prima il cugino Chico Pellegrino, sappiamo oggi è in collegamento per seguire la gara. I fondisti sono in raduno nella zona di Feltre per una due giorni impegnativa. C'era un po' la curiosità di vedere se chissà mai Chico ci avrebbe potuto raggiungere. Comunque sappiamo che ci segue da questi schermi. Abbiamo visto anche il passaggio di Henri Aimonò. Come diceva prima Jonathan, forse sarà proprio il terzo giro quello decisivo, che dici? Assolutamente sì, si tratta, questa è una discesa dove sulla carta gli atleti dicono risparmiamo un poco nella discesa del primo e secondo giro, poi in realtà per le pendenze diventa anche molto molto difficile farlo, perché si tratta comunque di scendere forte un pochino, forse nel primo e nel secondo giro ti puoi guardare intorno, ma non puoi farlo molto, non puoi salvare molto le gambe.
Do you think, Jonathan, do you agree? Is it possible to save and spare energy along this downhill, or is it too technical to do it? Oh no, for sure. You need to manage your energy well, and the top runners will all be saving a little bit for the end. You know, you can see even the little looks across over the shoulder mean that, okay, if you're out in front, maybe you don't need to push so hard on the climb, and then you can relax a little bit in the downhill. I saw that Remy LaRue had taken over the third position, taken over from Timothy Carew. So things are changing as the race is unfolding. Eh sì, bellissimo insomma. Primiero, come si diceva, non nuovo a queste organizzazioni di eventi di alto livello internazionale, ma credo insomma che la fiducia sia stata data anche per l'esperienza di questo comitato. Don't you think a great experience, so first time of World Cup, but I can think that you as World Cup manager can be satisfied. Oh, absolutely. Look, to come here and to create an event from, you know, really for the first time is fantastic, and to see them handling it so well. Also, just today, of course, you know, it's so important to give images like this and to show people what mountain running is about, and they've really done a fantastic job, and we're seeing it's exciting, this kind of course, because the up and down courses and doing multiple laps really we don't know who's really going to come out on top, especially the podium. Sei d'accordo, Paolo, con questa disamina? Credo. Sì, Jonathan è costretto ad ammettere che le gare up and down sono spettacolari. Lui che se è possibile non le correva, lui ha vinto uno dei mondiali in casa, Wellington, uno dei mondiali più belli anche dal punto di vista televisivo, con decine di migliaia di persone presenti su quello presente, l'immagine di Jonathan che taglia il traguardo da dietro con queste migliaia di persone nel parco di Wellington, veramente straordinario. È aumentato il gap di Xavier Chevrier, l'ha portato a 20 secondi, questa è anche un'altra chiave di lettura. Nel tratto finale Xavier sembrava aver perso qualcosina dai Mono e dagli altri, in realtà nel traverso, nel primo tratto di discesa, è aumentato il suo vantaggio, adesso viaggia con 20 secondi, dietro ci sono Aimono, Leroux e poi anche Kirui. Si sta mettendo anche una gara per un comitato organizzatore è fantastica, quando al femminile abbiamo Finlandia, Kenya, Italia, Gran Bretagna, Canada, Italia, Kenya ancora, anche al maschile, quindi una eterogeneità di nazioni e di partecipanti che rende sicuramente anche onore all'impegno organizzativo dell'US Premier. US Primiero che appunto sta, come diceva appunto Jonathan, sta passando questo esame importante, mentre la nostra Susanna, scatenatissima, ormai sta approcciando la sua ultima salita. Sì, guardiamo anche con alcuni degli atleti della coda maschile, questo per l'orgoglio maschile è un colpo tremendo vedersi passare in questo modo da Susanna Sapunchi. Che bella questa azione, che bella anche l'azione di Xavier, che sicuramente prova a sfruttare questo tratto pianeggiante. Lui che come Jonathan correva forte in piano, anche Xavier corre forte in piano, cerca di sfruttare questo tratto per guadagnare spazio. So what do you think about this? Is the end of the second lap for Xavier Chevrier? As you were, he is also strong on the road running. So what do you think? He is approaching very fast, but the gap is not so high. Yeah, that's right. I think he's looking very comfortable. Like you can see, he's looking very relaxed. He doesn't look stressed at all. I think the key point will be in the climb. If it was my money, I'd put it on him to take the win. I think these three runners are now going to battle it out. I see Timothy maybe struggling a little bit now. So I think between Remy and Henry Aimono, I think we're going to see a battle for second and third. But things can change. And while I love the uphill running, I also enjoyed the up and down and cross country. And as Paola was saying in Italian, I have great memories of the World Championships in 2005 in New Zealand, doing an up and down World Championship. So it gives me good memories.
L'ha detto due volte Paolo che gli piacciono le up and down, quindi abbiamo la prova registrata. Intanto le immagini ci accompagnano con la performance di Susanna Sapun, che abbiamo visto poi il passaggio di Xavier Chevrier. Anche tu come scommetteresti, come dice il nostro Jonathan, i miei soldi scommetterei sulla vittoria di Xavier? Troppo presto, che ne dici? Io un pochettino rimango prudente, scaramantico, un po' più italiano, con magari un briciolo di sangue del sud. Sono salite a 23 secondi il vantaggio di Xavier sul terzetto. Xavier in questo anello ha iniziato questo, qui è stato posto dal comitato organizzatore questo bel ponticello in legno artificiale, adesso sono su un tratto in discesa, dietro c'erano Aimonò, c'era Leroux e poi c'era Kiruya, sono passati con circa 35 secondi invece un gruppetto con Bender e con Baldaccini, era più staccato invece l'Olcuraro, sta correndo molto bene Michael Galassi, lui che viene dal biathlon, un atleta che ha fatto anche presenza in azzurro nella specialità sport invernali, sta correndo bene, riduce una bella staffetta con l'Aldo Moro Paluzza ai campionati italiani, Costa e poi Merdi, comunque siamo nella, tra i migliori italiani, per me è un piacere vederli tutti insieme cimentarsi lì in mezzo in questa top 10 di livello. Eh sì, tanta Italia e tanto anche sci di fondo. Michael Galassi, appunto, siamo abituati, venendo io e Jonathan dalla Val di Fiemme, che sarà patria degli sport olimpici nel 2026, proprio delle discipline olimpiche invernali dello sci nordico come sci di fondo, salto e combinata. Michael Galassi, che eravamo abituati a vedere nelle classifiche dello sci di fondo e che sta ben figurando con un'ottava posizione al momento, un 45 secondi di distacco da uno straordinario Xavier Chevrier. 22 secondi il distacco dai diretti inseguitori Henri Aimonò e Rémi Leroux. Chi la spunta tra i due? Allora sul tratto in salita Henri potrà provare a fare un'azione, Henri un po' come Jonathan, anche se nasce verticalista, poi non è che non scenda, scende anche forte, è che quando un atleta è molto forte sulla sola salita, trova spazio in sola salita, poi difficilmente ama anche il tratto in discesa, portano che magari per qualche giorno poi uno abbia mal di gambe, non riesci ad allenarti molto, non riesci a dare continuità anche agonistica, però siamo a fine stagione. Henri può tirare forte anche la discesa, vediamo cosa succede. In this moment we can see again our Susanna Sapunki, very strong. She seems really the unbeatable woman for today. We were commenting this passage after the second lap of the men. Very uncertain the battle for the second and third place. Henri Aimonò and Rémi Leroux together with the athlete from Kenya, Kimutai Kiri. What do you think? That's a very open battle. Yeah, for sure. I think any one of the three could win. I know Rémi from how well he did in Spain on a very very long and steep descent, so we know he can run well on the downhill. We might even see a sprint finish today, but I don't think we'll see a sprint finish for the women's race with Susanna doing such a good job. I'm so impressed, and she's been running all of that third climb as well. So I don't think there's many men that have run the third climb. Bella questa azione, vero Paolo, della nostra Susanna, veramente l'atleta da battere, insomma, al netto di sorprese, veramente la dominatrice quest'oggi. È veramente una bella atleta, forse nel mountain running, in questo transfert dallo fondo, passando per la strada, non è ancora riuscita a raggiungere tutti i risultati che potrebbe raggiungere, ma questa è una dimostrazione vera che questa è un'atleta da podio a livello mondiale. Intanto salutiamo anche il piccolo Loic, ci arrivano immagini da casa del figlio di Xavier piazzato davanti ai teleschermi, quindi a non perdere un attimo della corsa del suo papà, e quindi salutiamo anche Loic mentre inneggiamo questa grande azione di Susanna Sapunki. Bellissima, davvero, e invece davvero bella l'azione della nostra Susanna, davvero bella anche l'azione del nostro Xavier, anche lui sta approcciando il suo terzo giro di gara per l'ultima volta, questa salita incredibile, che bello anche queste immagini di famiglia, come si diceva anche prima, che bello il fatto che anche la famiglia di Primiero sia qui, tanti spettatori, la possibilità di avere due passaggi. It's fantastic to have the possibility to see twice in the center of the village the athletes. I think it's important also for a World Cup event. Oh yeah, exactly, and it's something unique to mountain running, really. You know, that we do circuit races, and this is really part of the tradition and the history of the sport that we love. It's very athletic, it's very fast, it's fun for the public to see the runners as they come past, and you know, some of the public like to stay up on the mountain, up on the top, others down in the village where there's the maxi screen as well, where they can follow the action, and of course we love you there at home as well, following the races too.
Si diceva Paolo per l'appunto prima, noi abbiamo parlato di Olimpiadi che sono qui a un tiro di schioppo in Val di Fiemme, ma le Olimpiadi estivi 2024 non lo vedranno il Mountain and Trail Running, però in futuro chissà, potrebbe veramente essere un format questo molto, molto olimpico. Assolutamente sì, chiaro che le dinamiche della politica sportiva sono più complicate, sicuramente questo spettacolo è un inno, il nome, la definizione della specialità che mai potrà arrivare un giorno alle Olimpiadi non è dato darlo, questo è un format che ha le caratteristiche per esserci, proprio per questa sua spettacolarità, continui cambi di fronte, quindi è sicuramente anche per la durata, ma sicuramente è uno spettacolo puro. La Sapunchi si butta nella discesa, lo fa in questo tratto iniziale che poi porta verso l'altro tratto asfaltato, più volte abbiamo visto, è bella la sfida anche per il terzo posto, Willoit e Bonzi, dietro sta correndo molto forte anche Martina Falchetti, lei era atleta che ha vinto il titolo italiano junior durante la pandemia, purtroppo non ha potuto vestire la maglia azzurra perché in quei due anni non ci sono state nazionali, è bello rivederla, lei è un'atleta giovanissima, quindi sta risalendo forte, è bello rivederla in questa stagione, lei che studia medicina a Innsbruck, quindi si sta impegnando molto anche nella vita in generale, però sono davvero contento di ritrovarla perché il movimento femminile italiano ha assoluto bisogno di avere protagoniste nuove, importanti, pronti a lanciarsi a livello internazionale. E fortunatamente ce ne sono sempre di più, la corsa in montagna, il trail sta vedendo grandi protagoniste anche in quel che riguarda la compagine azzurra, Italia che sta lottando quindi per un terzo gradino del podio, chi lo sa insomma che ci sia questa bella risultato da parte della squadra azzurra, ma Sara Willoit, the Great Britain athlete from Great Britain, is not giving up at all. Yeah, look, it's great to see. We just saw Lucy Morigi coming through in second position at the top of the last climb. Sara Willoit, we know very well from the World Cup. She was third place in USA in the Broken Arrow vertical uphill race. So we know she climbs really well, but she's really done well to be on that in that third position. It still could change in the last downhill, really exciting for those podium positions at the moment. E quindi il numero 10 ormai l'abbiamo imparato, è il pettorale del nostro Xavier Chevrier. Come la vedi questa azione in questo ultimo giro? Sta correndo ancora molto bene, abbiamo visto buttare l'occhio sinistro per vedere in quel tornantino se qualcuno si stava avvicinando. Questo è un percorso che per gli atleti esperti permette anche queste dinamiche, un'occhiata veloce per vedere dove sono gli avversari. Sapunchi è ormai quasi nella direttura finale, Xavier torna a camminare, glielo ricorderemo rispetto alla Sapunchi, questo tratto però cammina forte in questo tratto, ha modo di gestire la gara assolutamente, sta per raggiungere, abbiamo visto di davanti Alessia Scaini, quindi stanno rimontando molte posizioni anche sulla gara femminile, comunque azzeccata anche la tempistica in questa novità di partenze per l'US Primiero, perché abbiamo modo di celebrare entrambi i vincitori. Veramente, veramente belle queste immagini. Ecco, adesso ha ricominciato a correre, ci ha ascoltato il nostro Xavier. E vediamo uno scatenatissimo Rémy Monod. E lì davanti però c'è anche ancora Rémy Leroux. Rémy Leroux, esatto. Una bella battaglia, Canada-Italia per la seconda posizione. Bella l'azione, questa spinta come dicevi tu che è molto efficace perché è un ritmo assolutamente alto, abbiamo il riferimento di 30 minuti che è stato il termine della gara per la categoria junior, adesso saremo curiosi di vedere quale sarà il record assoluto perché essendo la prima volta di questo percorso che solo in parte va a ricalcare quella che è l'ultima parte di uno dei percorsi della Primiero Dolomiti Marathon, quindi in realtà poi il percorso è tutto nuovo ma abbiamo detto lo abbiamo approvato, approved for the first time this course. Exactly, and look and to see, to go to follow the action like that with second and third place still together. They were just coming up past Charlotte Cotton there from Belgium, a recent winner at the World Masters Championships. And here we have Alex Baldacchini coming, overtaking Timothy and moving into, what will he be in now, fourth place. So yeah, look, things are changing on the last lap. He's managed their energy well, and we know Alex Baldacchini, super experienced from many years of mountain running, and we can rely on him to be a very smart racer.
Quindi mentre aspettiamo l'arrivo di Susanna, che non dovrebbe venire a, dovrebbe venire a breve, abbiamo visto una bella battaglia per il terzo posto, vero Paolo? Sì, tra Rémy Leroux e Ariel Monod, ma anche per il quarto, quinto e sesto posto erano insieme con Baldaccini e Wendel, che erano andati a riprendere Kiruia, quindi davvero viva la gara, anche i distacchi non sono molto molto ampi in una gara veloce che permette quindi di avere vicinanza tra gli atleti, ma siamo forse con sapunchi dall'alto queste belle immagini dal drone che ci portano sul rettilineo finale. Dicevamo attorno ai 50 minuti la gara femminile, siamo a 50-30 in questo momento, ci siamo, c'è Falchetti anche da queste parti, quindi in discesa, eccola lì. Ed eccola infatti, pronostici più che mai rispettati, 50 minuti e 46 secondi in questo momento, e l'applauso di Primiero che va ad abbracciare colei che sarà per sempre nel Roll of Honor, nell'albo d'oro di questa prima tappa per la volta, per il Primiero di Coppa del Mondo. A vincere una strepitosa Susanna Sapunchi. So the first winner comes from Finland. Oh, exactly, the first winner of the Dolomiti Primiero Trail comes from Finland, and look, and to see her finishing so strong as well, she didn't relax at all coming into the finish area, but yeah, you can see it's a tough race, it's taken a lot out of her, so congratulations to Finland today for our women's winner. Direi veramente un commento più che mai positivo alla nostra Sapunchi, Paolo, la prima vincitrice, colei che va a mettere il suo nome nel Roll of Honor, ma con merito. Assolutamente sì, qui il camera runner si è buttato, allora dietro Xavier, qui c'è Tornantino su asfalto, poi torneremo su sentiero, vediamo se riesce a portarcelo fino sul traguardo. C'è tra poco uno dei passaggi più paesaggistici, un dentino che poi butta giù verso la parte di nuovo asfaltata e ciotolata del centro storico. Siamo ormai nel tratto finale anche per Xavier, gli uomini sono andati a riprendere buona parte della testa della gara, in 5-6 donne non sono state raggiunte, però ci siamo. Eh sì, ci siamo quasi, belle queste immagini. Andiamo sulla seconda classificata, anche in questo caso un'atleta straniera, un'atleta dal Kenya, ha combattuto fino all'ultimo, e lei è Lucy Vambiu Murigi. Yeah, we can see the second and third coming in together actually. There's Lucy Murigi and I think that must be Sarah Wilhoit coming in third. So there's a bit of a sprint coming on here. But no, Lucy's comfortable in second. A great race. I think she really held on well. She was really suffering in that second half of the race. It was a very harsh battle for the second and third place, because it is really very, very small gap between the second and the third. After such a competition, it's really incredible. Yeah, and it's one of those, one of the races, one of the courses, you can really see who's coming in. And here we have Vivian Bonzi coming in for fourth position for Italy. So we have a very mixed podium in the women's field today, with Finland, Kenya, Great Britain and Italy taking the four positions. Ed ecco la nostra Susanna Sapunchi, Murigi al secondo posto, Will Hoyt per la Gran Bretagna, Team Scarpa al terzo posto, il nostro bellissimo podio, Paolo. Sì, poi l'arrivo di, eccola qui, Martina Falchetti, subito dietro Beatrice Bianchi, si sono alternate anche loro tra salita e discesa, cambi di fronte continuo anche nella loro gara, ha fatto una gran bella discesa di nuovo Beatrice Bianchi a chiudere al sesto posto. Siamo su tempi comunque decisamente buoni anche nel confronto con Susanna Sapunchi, da questo lato giovani donne italiane che crescono per cercare una ribalta internazionale, quindi grazie anche a Primiero per questo scenario straordinario per poter crescere ancora. È mancato il podio, ma credo che una bella soddisfazione di questo terzetto al quarto, quinto, sesto posto di Bonzi, Falchetti e Bianchi, quindi grande soddisfazione anche per il nostro Paolo Germanetto, e stiamo attendendo, ovviamente abbiamo incoronato la regina, manca un re per questa prima volta della Primiero Dolomiti Trail. Ci siamo per davvero, il drone ci annuncia che siamo a rettilineo finale, la maglia forse rossa dall'alto è la sua, eccolo lì. E vai Paolo, annuncialo tu, perché è uno dei tuoi atleti, il vincitore. Eccolo qua, Xavier Chevrier, oggi probabilmente chiude la stagione della corsa montagna, la chiude alla grande, magari viene voglia di continuare ancora dopo tutto questo, bella gara. Lui da queste parti è veramente affezionato, ha vinto la 26 km, ci teneva a fare bene, c'è un rapporto particolare d'affetto anche con l'US Primiero. Che bella questa vittoria, che bello anche il podio che si va a completare. Meraviglia, ecco i complimenti, l'abbraccio bellissimo tra Susanna e Xavier, una bella parte del nostro sport che ci piace. Secondo, Rémy Leroux,
second place coming out. There's a sprint coming here. Henry Imanol, Remy LaRue, they were battling each other the whole way and separated by a second at the end there. But a fantastic run, the winner today, Xavier Chevrier. We know his experience, he really managed the course well, and exciting to see that battle for second and third coming in. Yeah, it happened the same as in the female competition, so we have a very low gap between the second and the third one. So Canada catches the second place on the podium with Remy LaRue, and Italy again with Henry Imo at the third place. And we really saw Alex Baldaccini finish well. Like, he wasn't far off the podium. He was really, really coming strong. And it was Alberto Venda who was in fourth position. So between the two of them, they were closing down really strongly. Bello questo finale e tanta Italia vediamo nelle prime posizioni. Si è finito veramente forte anche Marco Galassi, forse una delle più belle gare di sempre per lui nella corsa in montagna, è andato proprio nel finale a precedere Lia Meiro, poi da quelle parti anche Isacco Costa, quindi anche qualche piccola sorpresa nelle parti ai piedi del podio. Baldaccini si è ripreso bene, ha avuto una parte di stagione finale non troppo soddisfacente per lui, oggi è davvero una bella gara insieme ad Alberto Vender, è stata una bella volata anche per lo spettacolo, quella tra di loro, grandi amici ma avversari fino a un metro dopo il traguardo, come giusto che sia. È bello questo, no? Quando c'è il pettorale addosso è gara, quando si taglia la linea del traguardo gli abbracci e i complimenti arrivano da parte di tutti, quindi tanta Italia. Uno Xavier Chevrier, come mi dici tu, continua questo rapporto di affetto con il primiero, se è recordman sulla 26 km sarà lui il recordman, sperando che ci siano altre edizioni del primiero Dolomiti 3. Ma se tanto mi dà tanto, I can think that it will be the first but not the last competition here at the World Cup in a premiere. Oh, fantastic. Yeah, gosh, it's so exciting. And it's so fun to commentate as well, because there's something happening the whole time. There's no time to just have a chat, is there? But today, yeah, the Italians in the men's race really were really strong today. Maybe we thought that Timothy Kariri would be a little bit higher up, but we saw him fade from a podium position and finally finishing in seventh place. Also, Liam Mero, he didn't start off too strong, but he wasn't able to come through as well, which we might have expected today. We had our preview, we had what we thought would happen, but there were some surprises here today, and that's the exciting thing about mountain running. Yeah, that was with speaking together with Paolo before. It would be exciting to see such competitions in the Olympic Games. Let's hope it will happen in the future. Yeah, that's something that we've talked about a lot right from when I was the president of the World Mountain Running Association, and it's always on the table. You know, we want to do it on our terms, make sure that we have the courses that are representative of mountain running. So it's fun to be able to show these kind of images to the people that decide make those kinds of decisions. So today, with the work we've done here, with the live streaming, with the video, all of the media content that we create, this is all part of the process. I completely agree, but we have the confirmation that this discipline can be very, very exciting, don't you think? Absolutely, and that's what it's about, and that's what I enjoy is when you have a race where there's also surprises that are happening during the race. Maybe one person goes out strong and isn't able to hold it on. Today we saw Susanna Sopunki really dominate the women's race, but the other positions were open right to the end. And in the men's race, Xavier, he put his cards on the table on the second lap. They were coming from behind as well, so that's what makes it super exciting. Amazing. Sei d'accordo con questa disamina, Paolo? Credo che veramente una prima volta di tutto rispetto, e primiero possa essere fiero del suo US primiero, che ha dimostrato ancora una volta di essere all'altezza di una Coppa del Mondo, ma una gara che ha dato dei grandi risultati non solo dal punto di vista atletico. Assolutamente sì, lo spettacolo, diceva Jonathan, i continui cambi di fronte, lo spettacolo del racconto, non c'è tempo per tante chiacchiere e divagazioni, eravamo presi dalle immagini, saltare dalla gara maschile al femminile, anche questo è un pochino una novità, no? Però rende molto molto vivo il racconto, poi magari ci sarà modo e tempo anche di separare le gare, ma
averle così insieme permette di essere sempre nel pieno del racconto. And we have to have a shout out to our camera runners as well. Complimenti a chi ha corso con le telecamere, perché è un lavoro che non è mai facile, ma abbiamo atleti che fanno anche la ripresa. Assolutamente, perché devono essere degli atleti in tutto e per tutto. Voi mi confermate che per essere dei buoni camera runner bisogna avere delle grandi doti atletiche, e così è stato, perché ci hanno regalato veramente delle immagini molto belle. È vero, e lo ripetiamo ancora, e ci fa molto piacere che il territorio ci aiuta molto, perché il territorio è bellissimo. Siamo nelle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e stiamo rivedendo appunto alcune parti del percorso. Stiamo appunto attendendo il nostro Giancarlo, lo salutiamo, il comitato organizzatore rappresentato dal nostro Giancarlo Simion, che con tutti ci sta dando una mano, se arriveranno magari il primo e la prima classificata. Ecco, stanno facendo, immagino, delle interviste, poi ci raggiungeranno la nostra Susanna Sapunchi e Xavier Chevrier. Xavier, lo intervisti tu, Paolo, ovviamente. Ti lascio questo privilegio, eccolo qua Xavier sta arrivando, va verso il ristoro, giustamente, credo che anche quest'oggi, per quanto le temperature appunto non fossero caldissime, credo proprio temperature al meglio, condizioni al meglio per gli atleti. Cosa sì, dici, abbiamo visto Paolo? Prima 18 gradi, questo sole fantastico, cartolina come questa che merita il prezzo del biglietto, sicuramente condizioni straordinarie per poter correre e correrlo, correre anche forte come hanno fatto i ragazzi. La scommessa era se sarebbero scesi sotto i 45 minuti, lo hanno fatto con buon margine, quindi 43-32 per Xavier, 43-56 per Rémy Leroux e 43-58, quindi 3 uomini sotto i 44 minuti, quindi hanno corso anche forte, decisamente. Yeah, we had foreseen about 45 minutes, but they were under 9 athletes were under the 45 minutes, so very good performance also from the athletic point of view. Oh, that's right. You know, and we were talking about what times they would run last night as we were talking about who would be the main runners to watch. But we talked about a time under 45 minutes, but to see them run under 44 minutes, I think is really is really strong running. And just to remind everybody, yeah, these really are the top mountain runners in the world, and competing in world championships and following the World Cup as well. So fantastic and exciting races. So up on the screen we have the top 10, as you can see, podium from Italy, Canada and Italy. Esatto, vediamo proprio in questo momento la schermata che ci dà una mano per capire chi è la top 10, che vi abbiamo detto: Xavier Chevrier, italiano, Rémy Leroux, Canada, e poi una serie di italiani: Henri Monod, Alberto Wender, Alex Baldaccini, Michael Galassi, grandi protagonisti di questa stagione che ci ha nominato più volte il nostro Paolo Germanetto. E poi abbiamo il Kenya, e questa la nostra classifica al femminile con la dominatrice Susanna Sapunchi, e poi abbiamo Kenya con Lucy Wambui Murigi e Gran Bretagna Sarah Wilhoit. È mancato un podio italiano, ma abbiamo una fantastica quarta posizione di Vivian Bonzi, neo campionessa italiana, Martina Falchetti, Beatrice Bianchi, Alessia Scaini. Insomma, come dicevi, ben soddisfatto delle tue ragazze, così possiamo dire, anche se è mancato il podio, ma credo che una performance di squadra di tutto rispetto, Paolo. Assolutamente sì, da un lato per l'organizzatore è ancora preferibile avere più nazioni sul podio, sarebbe stato bello avere anche un'italiana, ma hanno corso bene. Vivian Bonzi è stata nel vivo della gara, è quello che deve fare un atleta come lei, che ha già dimostrato di poter reggere anche il palcoscenico internazionale, quindi ha rischiato qualcosa in più magari di Martina Falchetti e di Beatrice Bianchi. Bello però che entrambe, Martina Falchetti e Beatrice Bianchi, le abbiano chiuso vicino, quindi a conferma che sono davvero in una stagione di grande crescita anche loro. E quindi tra l'altro vediamo altre immagini, perché insieme ai nostri atleti di Coppa del Mondo c'erano anche le categorie master, alcune sono partite prima alle 9.30, alcune sono in viaggio ancora adesso, ma bello, no? Esaltante anche per le categorie master. It's nice to see also the master categories that have the possibility to compete side by side with the World Cup champions. Oh yes, it's open to anybody, these World Cup races, it's really important for us to have participation from anybody who loves mountain running. So we don't go away, anybody, because we're waiting for our winners to come and say a few words. They're just recovering their voices and their breath after a really tough
tough day, but we're expecting them along here very, very soon. But here you can see the climb, and it's tough for everyone out there. But what is wonderful is the pleasure of competing, pushing yourself to the limit and seeing what you can do. And everybody has different objectives today, and it's wonderful to see so many good smiling happy faces at the finish line too. È il bello, no, di questa disciplina, che sono dure, sono lunghe, poi dal traguardo il sorriso e la soddisfazione è di tutti, anche e soprattutto delle categorie master, delle categorie che si affiancano magari ai campionissimi. Tra l'altro, appunto, c'è una presenza di tanti trentini, tanti regionali, perché tra l'altro la Primiero Dolomiti Trail fa anche parte del Gran Premio Montagne Trentine, quindi questo bel legame col territorio. E questa è la nostra Flower Ceremony, che va a dare giusto lustro alle nostre vincitrici, alla top 3: Susanna Saputi, Lucy Vambio Murigi e Sara Wilhoit. Come si diceva, sui 50 minuti, 51 esatto il tempo della Sapunchi. Sì, anche un distacco decisamente accettabile della gara maschile, conferma che Sapunchi ha fatto davvero una bella gara, ha preso per un tivia sulla prima salita, l'ha gestita anche con grande sapienza, la sapienza e l'esperienza ha causato anche Lucy Murigi, magari anche dopo un piccolo infortunio a Canfranc, per gestire al meglio questo secondo posto. E poi Sara Willoit conferma che il movimento britannico è in grado di partorire tante tante belle cose. E parlavamo di Susanna Sapunchi, e si sta avvicinando proprio lei alla nostra postazione. We have the pleasure and honor to host here the winner of the ladies category, Susanna Sapunchi. Hello, nice to see you. Abbiamo il piacere di ospitare qui tra i nostri nostri ospiti il nostro Jonathan, che cede il microfono alla nostra Susanna Sapunchi. Hello, Susanna, nice to see you. With a fantastic smile on your face. We have followed together with you meter by meter all your performance, fantastic competition today. You were the dominant of this race from the first meter till the last one. You got a fantastic time. You will be the woman to beat, because it was the first edition of this Primiero Dolomiti Trail, but you really seemed unbeatable starting from the first meter. What happened? So you had good feelings today in the morning? Yeah, I had a really good day today, so I'm really happy, and I knew that I'm good shape, so yeah, and this track was a real mountain track, so it was really nice. Yeah, we wanted a comment about this course, because it's very new, so we were commented it could seem easy, but it's not a whole. The uphill is very steep, the downhill is very challenging. How did you find it? Yeah, it's you have to boost all the time, so not easy. It's really hard. You don't have time to relax at no, all. No. So you had a gap of an advantage of 1 minute and a half towards Lucy Vambio Murigi, and we were noticing that you were running all the time, also along the uphill. Good feelings on this course. Yeah, the second lap was a little bit difficult for me, but the last one was really good, so I'm happy. It didn't seem at all that it was difficult for you, the second lap. It was, because the first time the downhill killed your legs. Your legs. So, yeah, because it's so steep. So, yeah. Fantastic. What a great victory. So yeah. You will be, for the history, the first winner of this stage. What an honor. Yeah. Your time will be the one to beat. 51 minutes sharp. So did you think to have you could achieve this time? Maybe, who knows, now you know. Vuoi fare anche tu una domanda, Paolo, alla nostra Susanna? Sì, intanto i complimenti per il corso veramente, veramente forte quest'oggi. Più che una domanda, è proprio l'apprezzamento per la sua bella stagione e aver corso così forte, aver regalato anche una vittoria alla Finlandia, quanto mai importante per il comitato organizzatore. Quindi grazie Susanna, lei che ormai un pochino vive anche in Italia buona parte della sua vita. So a lot of congratulations to you, yeah, because you had a fantastic season throughout 2023. No fantastic season, because the world champs I had sick, so I missed the race, so it was you started in a tough way, but yeah, it went on better and better, let's say. Yeah, we have 2 weekends, so let's rock.
But you, because Paolo said that you are living in Italy a lot of time now. Yeah, because in Finland we don't have any mountains, and winter time you can't run in because a lot of snow and they're really cold, so that's why. Yeah, Paolo was mentioning before that you are also a cross-country skier, like everybody else in Finland. Yeah. And like we said, it often happens because we see Sofia Lokli, for example, who's a very strong cross-country skier. We have Michael Galassi. There are many examples. Do you think that cross-country skiing is a discipline that can help to be a great mountain climber, mountain runner? Yeah, because when you are a cross-country skier, in summertime you're running a lot, forest and trails, so yeah. It is a combination that works. Yeah. So, last question. Do you think you will come again if we will have another stage here of World Cup in Primiero to defend your record? Yeah, and I hope next World Cup season we have also a race here. Okay, let's hope, and we will say to the organizing committee. Yeah. That's Susanna Sapunchi. Thank you so much and congratulations. Thank you. Grazie, grazie Susanna. Molto gentile, molto sorridente la nostra Susanna Sapunchi, che ha dominato dall'inizio alla fine, molto umile come i grandi campioni sanno esserlo. Insomma, lei è l'atleta da battere con 51 minuti l'anno prossimo. Xavier, vieni pure. Ti presento Paolo Germanetto. Ciao, Paolo. Se lo conosci. Allora, prendi pure il microfono, caro Xavier. Insomma. Buongiorno, buon appetito. Ciao, anche. Ciao. Eh beh, orario, esatto, allora, orario di pranzo, le 12:11. Caro Xavier, come è andata? Insomma, dominato anche tu, insomma. Abbiamo visto già dalla prima salita un percorso nuovo. Siamo molto curiosi di avere i vostri feedback, perché Primiero non è nuova alle gare internazionali. Tu sei record, mentre l'altro nella 26 km, lo sappiamo bene, per questa Primiero Dolomiti Marathon, ma prima volta della Primiero Dolomiti Trail. Cosa ne dici? Ma dico che è una gran bella gara, è una gran bella gara di corsa in montagna come piace a me, bella, veloce, scenografica, ti coinvolge, ti prende, c'è di tutto, c'è il piano, c'è la tecnicità della salita, un po' di discesa difficile, discesa da mollare bene, passaggi in centro che sono favolosi. Quest'anno abbiamo avuto ad Innsbruck la possibilità di passare in un mondiale in centro ad una delle città più belle del mondo. Gasa tanto passare qui con gli speaker che ti esaltano, con l'occhio sul maxi schermo a vedere cosa succede dietro di te. E poi personalmente nei giorni scorsi lamentavo un po' anche sui social il fatto che le nostre gare avrebbero veramente bisogno di essere seguite anche nella maniera più semplice, da qualche immagine, da qualcosa da raccontare, soprattutto ai ragazzini che in questo momento hanno sempre il telefono tra le mani, sono lesti a vedere tutto. Credo che un servizio come quello di oggi, non vedo l'ora di vedermelo domani sera a casa con i miei bambini, con la mia famiglia, credo che sia uno spot per il nostro sport importante, perché gare così meritano molto, certo aiutate da una giornata favolosa. Qui in Primiero a settembre non siamo mai venuti, è veramente da cartolina, come sarà un po' tutto l'anno sicuramente. È una gara vincente, avevo un po' paura perché parlando con Paolo, questa avevamo deciso che era l'ultima gara dell'anno mia sui sentieri, e quando è così la motivazione cala sempre tanto, non so a me cosa aspettarmi. In realtà poi parti, metti il pettorale, senti la gamba che va e ti trovi davanti, stai gestendo bene e te la godi. Poi pensavo, se voglio essere ripreso devo stare davanti. Quindi, direi mentalmente c'è bisogno anche di quello ogni tanto. Ottima strategia. Bello, me la sono goduta. Poi c'erano i nostri compagni di squadra a tifarci sul percorso, c'era tanta gente al passaggio. Questa è la corsa montagna che piace a me, che continuo a fare finché mi divertirò. Ricordo che questo non è il nostro lavoro, il nostro hobby è una passione, è qualcosa che mettiamo in più nella routine della nostra vita e che ci fa felici, ci fa faticare a volte, però è quello per cui ogni giorno ci alleniamo, è proprio prendersi al meglio questi momenti. Bello, bello queste tue parole di entusiasmo. Insomma, c'è anche, ho intravisto Luigi Zanetelli, il presidente del comitato organizzatore, eccolo qua. Quindi direi buona la prima per questa tappa di Coppa del Mondo qui in Primiero. Buonissima la prima. Prima scherzavo con gli organizzatori, cioè mi immagino questa gara in piena estate, magari su un serale, per l'ora dell'aperitivo, prima di cena, un sabato sera, sono sicuro ci sarebbe ancora molta più gente, meriterebbe tanto. Il percorso io non lo cambierei, perché è il format giusto, è il minutaggio giusto per non annoiare la gente e noi per far tanta fatica ma allo stesso tempo divertirci, quindi
assolutamente da rifare, e se sarà rifatta, anche se è un viaggio decisamente lungo dalla Valle d'Aosta, però vengo qua molto volentieri. Ne vale la pena, ne sì. Vale la pena. Stiamo dando un'occhiata alla classifica, tu sei recordman della 26, adesso lo sai anche di questo. Beh, nuovo facile percorso. Chi vinceva, oggi sei recordman 43 e 32. Tu che hai provato il percorso in questi giorni, ti aspettavi questa tempistica? Sei soddisfatto? Sì, pensavamo, boh, poi non essendoci mai state gare difficili, è tutto nuovo. Pensavamo un tre quarti d'ora e appena sotto. Sono curioso di vedere un po' la differenza tra un giro e l'altro, perché ovviamente più passavano i giri più salivamo affaticati, quello poco ma sicuro. Però in cima nel pratone c'erano i campanacci, c'era tanta gente, può essere chiamato per nome, adesso qua c'è il mio compagno di camera, nonché vieni, compaesano, vieni. Il signor Aimonò, che verrà qua a raccontarvi anche lui le sue impressioni. Però ecco, questo, lui è un osso duro, ha fatto una stagione molto difficile, arriva molto più fresco e con molta più voglia di noi, viene dalla parte giusta. È un cagnaccio, per fortuna ha messo una maglietta molto visibile, quindi con la coda dell'occhio lo vedevo lì che ti lascio lo spazio, vieni qua, vieni, così caro. Avete primo e terzo gradino del podio. Sì, adesso gli passiamo il microfono. Niente, al nostro Henry. Eccolo qua, lo vuoi intervistare tu? No, grazie, prego. No, allora no, facciamo no. Fare una domanda appunto da Paolo. Sentiti pure Paolo e andiamo a... Cosa chiediamo al nostro Henry Aimonò, che l'abbiamo visto bello, e anche nel Gran Premio della Montagna, bello agguerrito. Sì, quello era l'obiettivo di giornata, il Gran Premio della Montagna, e poi finalmente, dopo una stagione un po' più difficile, un finale di stagione finalmente all'altezza del suo talento. Tra l'altro, Gran Premio di Montagna, eravamo in gara, e mi chiede anche, ma dov'è il Gran Premio? Giuro, me l'ha chiesto, perché gli ho detto, dai Aimo, devi partire adesso, se no non lo vinci. Era arrivato dietro il keniano e mi fa, dov'è? Da là sopra. E poi lui è partito. Giustamente. È vero, confermi Henry? Sì, dai, una piccola volatina giusto per fare un po' di show lì in mezzo alla gente. E no, dai, sono contento, ho gestito le mie carte oggi, sapevo che in salita stavo bene e ho fatto una buona gara. Xavi poi è impressionante, discesa, piano, veramente un atleta completo e bello stare lì dietro. Xavier ci ha promosso questo percorso, che era la primissima volta anche per voi in Coppa del Mondo, cosa ne pensi tu? Secondo me è veramente un bel percorso, molto vario, adatto agli atleti di tutte le caratteristiche e un bel terreno di scontro. Poi chiaro, su tre giri diventa veramente duro, provarlo così una volta in allenamento dici vabbè. Poi in gara tre volte su, giù e dura. È dura, sì. Però insomma hai tenuto fede al tuo talento di verticalista e il Gran Premio della Montagna è stato tuo, insomma hai chiesto informazioni a Xavi, avrei voluto vedere quel momento, non l'abbiamo capito. Beh Paolo, direi che ai tuoi ragazzi l'ultima battuta tocca a te. Cosa diciamo? Sì, bello primo, terzo gradino del podio. Bello averne due italiani sul podio, bello si diceva avere anche atleti di altre nazioni a dare una completezza di risultato, sicuramente è bello aver salutato la loro bella prestazione, l'abbiamo detto più volte, in un contesto straordinario come quello del Premier. Le palle di San Martino hanno fatto da una bellissima cornice, direi. Se siete riusciti ad alzare la testa ogni tanto, lo scenario oggi era meraviglioso. Ragazzi, congratulazioni, salutateci la Val d'Aosta. Sicuramente. Grazie. E il cugino Chicco Pellegrino, che mi sembra abbia seguito, vero? Sì, ci ha seguito, oltretutto è a Feltre, non è molto lontano, esatto, da qua, e oggi hanno un test sui 3000 questo pomeriggio. Ci ha esplicitamente chiesto di scendere a dargli la mano, ma credo proprio che non lo faremo. No. È qui con la sua famiglia, con il piccolo Alexi e con Greta, lui che qua ha corso anche in mezzo a queste vie nella Primiero Sprint, dove avevo corso anch'io sugli sci stretti, anche Henry, noi siamo due vecchi fondisti, mancati perché fisicamente non eravamo predisposti per quello, per però fortuna. Abbiamo trovato la nostra attività. Grazie, viva le Dolomiti, ma viva anche le Alpi ovviamente. Grazie davvero Henry, grazie Xavier. Ciao a tutti. Grazie ragazzi, è davvero un piacere avervi avuti qua. Jonathan, torna pure, perché siamo credo addirittura d'arrivo per quel che riguarda il nostro collegamento streaming. Benissimo, e quindi siamo pronti con queste immagini che ci regalano appunto le pale di San Martino, sono le 12:18, grazie davvero a Paolo Germanetto, grazie a Jonathan Wyatt, è stato un bellissimo commento, esaltante come abbiamo detto, con tanti protagonisti, con una vittoria non scontata, un podio bellissimo e tanta soddisfazione da parte degli atleti. Sì, grazie a tutti voi, grazie al comitato organizzatore, grazie alla regia, grazie ai camera runner, ai
cameraman sul percorso, è stato uno spot straordinario per la corsa in montagna, davvero grazie a tutti. So we have to conclude now our streaming connection. It was exciting, it was not boring at all, it was fantastic to commend this competition. First one, first edition, but we hope not the last one because it was really good. So congratulations to the organizing committee. Absolutely, so exciting, yeah, and really a big congratulations. You know, also from my side, as a part of the federation, the organizers have done such a fantastic job. Thanks to the athletes for putting on such an amazing show. It's really, really exciting to watch. And of course, you know, these things require sponsors as well. So we thank for all the support and the wonderful team here doing the live streaming with us today. So thanks from my side to Silvia and Paolo for joining me as well. Yeah, see you everybody in Slovenia for this Managora race. That's the last part of the Silver Labor and then the grand final in Gran Canaria in Spain, yes? That's correct. We're coming to the end of the Valencia Mountain Running World Cup season and yes, we have two more races to come, or two more events to come next week in Slovenia. And the finals will be on Gran Canaria in Spain, and there we have all three disciplines. So we have the vertical uphill race, we have the long distance race, and then we have the classic to finish the whole World Cup season. And I'm sure there'll be a lot of athletes looking forward to some holiday time after that. It will be a great final tour. E quindi grazie davvero, con le splendide immagini della nostra Primiero noi vi salutiamo da Silvia Vaia, da Paolo Germanetto e da Jonathan Wyatt. È tutto alla Primiero Dolomiti Trail. Grazie, ciao. We'll be right back.